La proposta di nuova legge elettorale di l'Italicum, dopo le ultime votazioni alla Camera dei Deputati, sembra un compromesso in grado di reggere, nonostante qualche mal di pancia, soprattutto rispetto all'approvazione delle quote rosa. Come tutte le leggi elettorali di questo mondo, l'Italicum è un compromesso tra le forze politiche, che quando devono approvare una nuova legge elettorale guardano soprattutto ai propri interessi di bottega del breve periodo rispetto alla coerenza del sistema nel lungo periodo. In questo caso, i due maggiori contraenti di questo compromesso, il centro-sinistra di Renzi e il centro-destra di Berlusconi, avevano a cuore garantire la governabilità, avere una maggioranza certa il giorno dopo il voto, cosa che è davvero difficile da chiedere a una legge elettorale in un quadro partitico fortemente frammentato, in cui esiste un terzo polo elettoralmente consistente come il Movimento 5 Stelle. Questo obiettivo viene raggiunto attraverso un meccanismo del premio di maggioranza. Avrà una maggioranza parlamentare certa, la coalizione di liste che supererà il 37% al primo turno o, nel caso nessuno dovesse riuscirci, la coalizione di liste che avrà la maggioranza in un doppio turno tra le prime due del primo turno. Per accedere al secondo turno si è scelta una soglia un po' strana, la soglia del 37%, che stride un po' con la logica del sistema del doppio turno, che richiederebbe una soglia più alta, proprio perché di compromesso tra i due contraenti si tratta. Il meccanismo del doppio turno potrebbe avvantaggiare il centro-sinistra di Renzi, che ha una leadership capace di pescare al di fuori dell'elettorato tradizionale del centro-sinistra. Per accettare questo meccanismo, il centro-destra ha richiesto una soglia abbastanza bassa, perché, del 37% appunto, perché vuole giocarsi tutto nel primo turno, sperando di costruire una coalizione capace di superarlo subito. C'è un altro meccanismo, francamente, che stride un po' con la logica complessiva del sistema e che è stato raggiunto nel compromesso tra i due contraenti. È quello per cui tutti i partiti, anche quelli piccolissimi, che non supereranno la soglia minima per accedere al Parlamento, contribuiranno con i loro voti a far scattare il premio di maggioranza per la propria coalizione. Questo è un meccanismo ovviamente potenzialmente perverso, per cui anche partiti dell'1 qualcosa per cento contribuiranno a far scattare questo premio di maggioranza, che poi andrà soltanto al partito maggiore della propria coalizione. L'incentivo quindi sarà quello a costruire armate Brancaleone che cercano di mettere insieme tutto il contrario di tutto, e i partiti maggiori dovranno a un certo punto ricompensare i partiti minori per questo sacrificio che gli viene chiesto, allocando i loro leader a qualche seggio sicuro nelle proprie liste. Questo è un meccanismo che distorce sia i meccanismi della selezione politica, sia la coerenza del messaggio delle coalizioni, aumentando la frammentazione e la poca chiarezza delle scelte politiche.